Gentili signore e signori, un cordiale saluto e ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore. Oggi un po' di pioggia ci ha fatto compagnia, terreno pesante, 6 le corse in programma, alcune delle quali veramente molto belle. Vediamo com'è andata e ci ritroviamo come di solito in chiusura di trasmissione. Parocchio Australiani per Spice Rock, tutto è pronto. Eblois Moi all'interno di Il Fauno, Messenia a largo Spice Rocks, che ha nella scia Masha e Orso e James Duggars. Con Il Fauno che passa in vantaggio su Eblois Moi all'esterno c'è Spice Rocks con James Duggars. Mascia e Orso in coda Messenia, terreno veramente faticoso. Lo vedete quanto alzano sulla retta di fronte. Il Fauno leader su Spice Rock che insiste e passa, avendo nella scia Mascia e Orso. James Duckers rimane in corda e Eblois Moi in posizione che definirei difficile visto che è nella schiena di Il Fauno. Vediamo come si sviluppa le posizioni, perché Masha e Orso sta passando su Il Fauno e Spice Rocks. All'interno non ha ancora lo spazio Eblois Moi, con all'esterno James Duggars che viene via in terza, poi Messenia in quarta. Addirittura Masha e Orso, Il Fauno in evidenza, Spice Rocks all'interno prova il varco, prova, cerca il varco Eblois Moi, largo di tutti James Duggars. 5 cavalli in linea con la largo di tutti, James Duggars in vantaggio all'interno, Eblois Moi, James Duggars è in vantaggio su Eblois Moi, James Duggars, Mario Sanna in vantaggio, i colori della scuderia Ardenza, tornano vittoriosi a San Rossore, secondo Eblois Moi, terzo Il Fauno. Mario Sanna, James Duggars sta imparando a galoppare. Sì, sta imparando a galoppare, c'ha più esperienza ora, poi oggi l'ha aiutato il terreno e lei fa molto bene la distanza e oggi col terreno così faticoso ha dato modo di trovare, esprimersi al di esprimersi meglio. al meglio, sì. E gli altri secondo me si sono messi più in difficoltà e gli ha trovato l'azione giusta. Kings Messenger dall'esterno con Bojar all'interno, question mark, poi c'è Punta di Diamante con all'interno Recife di fuori Lipsi. Non ha strappato nessuno, le condizioni del terreno sono quelle visive e c'è davanti Punta di Diamante con all'esterno Bojar, Kings Messenger, question mark, Recife. Con a largo Lipsi, e visto che nessuno va nelle posizioni, c'è un ammucchiamento in curva. E allora davanti, Punta di Diamante, al suo esterno, Bojar in terza, Macapacca, poi Kings Messenger con di fuori question mark Recife, che all'esterno Lipsi, nella scia di Lipsi c'è Scettica. In mezzo alla pista, se in vantaggio Bojar con di fuori Macapacca, all'interno Punta di Diamante, tre avanti a Recife, che all'interno King Messenger question mark, poi di fuori sono invece Lipsi e Scettica in coda Valdivizze.
Macapacca, Bogere e Punta di Diamante, avanti a King Messenger, Recif, all'interno Question Mark e di fuori Lipsi, questi primi sette, con Punta di Diamante, Bogier sempre alle prese, poi sempre Question Mark e Recif, all'interno King's Messenger, di fuori a tutti Lipsi, sulla curva, schema invariato, con Bogier che prova a scappare da Punta di Diamante, da King Messenger, da Question Mark, allago e tutti da Lipsi, poi Recif, che procede scettica, quando si entra addirittura, rimane in mezzo alla pista Lipsi, all'interno Punta di Diamante e Bogier, in mezzo alla pista Lipsi, che controlla chi c'è di dentro, Lipsi forse sta passando, in mezzo alla pista Lipsi sfila la frusta Nicola Casati, e al centro della pista Lipsi è in vantaggio, inseguito di fuori da Valdivizze, da scettica e da Question Mark, Lipsi e passa ma non stacca e deve essere richiesto con la frusta perché non stacca da Valdivizze che ci prova, da Punta di Diamante che prova a tornare, Lipsi in vantaggio, Punta di Diamante di dentro, Lipsi in vantaggio, Lipsi che vince facile. Cento di vittoria con questo nuovo allenatore. Sì, devo dire di sì. Sono contento perché vedi, questo è il nostro trio. Guido e Andrea, no, molto bene. La cavalla ho aspettato perché mi sembravano tutti un po' fuori giri. Quando hanno iniziato a calare ho spostato, si è comportata molto bene. Dall'esterno Miss Rox Transporter che è all'interno e al largo Bildarjan che va davanti. Bildarjan, Miss Rox Transporter, poi Mavava che ha di dentro Amblefur al largo Sai Meridiana. Quando si affronta la curva Bildarjan tira via da Miss Rox. Omblefer e Transporter, Sai Meridiana e Mavava, poi in coda Inclusive Price nel frattempo. Attacco della retta di fronte con schema abbastanza immutato, Bildarjan è in vantaggio su Miss Rox, Transporter, Omblefer, Mavava, poi a largo Full Star nella scia di Sai Meridiana. I primi, poi questi sei inseguiti da Live Your Life, che ha di dentro Go Gadget. Bildarjan, Miss Rox, poi Amblefer, Transporter, i quattro avanti a Sai Meridiana, che all'interno Mavava, all'interno, ho steccato Go Gadget, con Bildarjan che prova a scappare da Miss Rox. All'esterno si muovono prima Transporter, che ha nella scia Sai Meridiana, all'interno Amblefer e Mavava. Con Bildarjan ora attaccato di dentro da Mavava che insiste e passa. Mavava contro Transporter. I due allungano da Bildarjan, Amblefer, Lago e tutti, Sai Meridiana e Live Your Life. Transporter è in vantaggio in mezzo alla pista, inseguito da Sai Meridiana che sta venendo forte insieme a Mavava e poi Live Your Life. Transporter passa ma non stacca, Sai Meridiana li fa lo spunto addosso e di dentro Mavava, poi Live Your Life. Nel finale Sai Meridiana e Transporter fino in fondo, Transporter
Trasporte che prova a rientrare, Trasporte che prova a rientrare, Trasporte in San Meridiana, Trasporter. Un po' più pigro oggi il terreno, ha un po' influito, c'è stata molta andatura all'inizio, Carlo si è trovato abbastanza presto davanti e sempre un po' puledro. Però insomma la potenza alla un po' logica. Si è ben disimpegnato, ha reagito agli attacchi. Insomma, quelli che disimpegnano sono diversi, se sincero. Però ha prevalso il Carlo con il momento più potenza, quello sì. Ci siamo. Titi. Dratonta, Baruch, Re Manfredi, Irro Mito e viva dall'esterno che vuole andare in vantaggio su Baruch e Re Manfredi. Poi all'esterno Burgraf e viva il leader come le ultime due volte sulla pista. E ha nella scia Baruch, all'esterno Re Manfredi, ancora più a largo Burgraf, seconda linea per Dratonta. AI Explosive, largo il Romito in coda Ottam. Evviva Baruch, Re Manfredi, Dratonta, Burgraf, AI Explosive, il Romito, Ottam. Dal primo all'ultimo, sei lunghezze con Evviva che scandisce. Parziali sulla curva di sinistra. Evviva allunga in questa frazione. Baruch è a 2-3 lunghezze, precede Re Manfredi, Burgraf, il Romito, Dratonta, AI Explosive. Ed in coda Ottam si approccia la retta di fronte in mezzo alla pista e viva il punto di riferimento per Baruch, Re Manfredi, Dratonta, Burgraf, AI Explosive, largo il Romito in coda Ottam e viva si impegna per mantenere viva l'andatura su Baruch che si nasconde nella sua scia insieme a AI Explosive, Burgraf, Re Manfredi all'esterno con il Romito in coda Dratonta, in coda a tiro Ottam. Non cambia le posizioni, Evviva e Baruch provano a allungare da Re Manfredi e Burgraf, allargo il Romito, di dentro Dratonta che guadagna qualcosina in coda Ottam quando siamo in piena curva. Evviva, Baruch, Re Manfredi, il Romito, Dratonta, Burgraf, AI Explosive e Ottam, due quartetti quando si sta per entrare addirittura. Evviva ancora allunga da Baruch che precede Dratonta, poi Burgraf, Re Manfredi, il Romito. In mezzo alla pista e viva al suo esterno Baruch che si prepara in largo anticipo sul resto della compagnia, largo di tutti anche Ottam con e viva che scappa da Baruch che lo attacca, Baruch prova a scappare, Ottam intanto dall'ultima posizione, Baruch è in vantaggio a 300 dal palo in corso da Ottam e viva di dentro che è lì ma per il momento non reagisce al primo attacco di Baruch, Baruch contro Ottam, se la giocano i due ospiti romani con Baruch in vantaggio su Ottam e viva Baruch in vantaggio. Baruch in vantaggio fino in fondo su Ottam e viva.
Si è trovato bene sulla pista, era la prima volta che correva. Sì, sì. L'unica cosa, sono dovuto passare presto perché Viva mi è calata presto e un po' davanti mi guardava. Però come arrivava il callo sotto mi ripartiva. Quindi ecco, non c'è stato nessun problema, soltanto quello di dover gestire la situazione dal nuovo leader un po' troppo presto. Sì, se, magari si poteva risparmiare qualche frustata, però... Bellissima edizione del Premio Unione Industriale Pisana, purtroppo bagnata e affondata per la pioggia, e con noi, appena effettuata la premiazione, la dottoressa Francesca Posarelli, vicepresidente dell'Unione, come ha detto Letizia, e anche presidente dei giovani industriali. No, della piccola industria. Della piccola industria. Ecco, c'è una novità ai livelli, ai vertici dell'Unione Industriale. Qui abbiamo la vicepresidente, una giovane donna, e mentre presidente è un'altra giovane donna, è Patrizia Pacini. Come funzionano le cose con questo cambiamento di genere ai vertici di un'associazione che storicamente aveva sempre visto maschi a comandare? Ottima domanda. Tra l'altro la terza presidente, anche lei vicepresidente dell'Unione Industriali, che era presidente dei giovani, anche lei è donna, Charlotte Bacchini, per cui diciamo che la parte direttiva e presidenziale è in mano alle donne. Come le ho anticipato prima quando ci siamo visti fuori dalle telecamere e da microfoni, è sicuramente una bellissima sfida. Devo dire che la dottoressa Pacini ha creato una bellissima squadra e soprattutto abbiamo in programma delle attività che siano idonee alle aziende, no? Quindi ci stiamo mettendo veramente il cuore, oltre che al nostro tempo, distogliendolo chiaramente da ognuno dall'azienda, proprio per portare le unioni industriali, farla conoscere per quello che è la sua missione, cioè quello di essere a disposizione delle aziende per i servizi, ma soprattutto per rendere le aziende competitive in questo mondo che ormai è diventato globalizzato, e quindi la concorrenza è veramente importante, per cui dobbiamo preparare le aziende, dobbiamo preparare noi in qualità di amministratori piuttosto che manager, essere pronti e reattivi a questi cambiamenti che sono veramente veloci. Senta, una curiosità invece di tipo legata al costume, alla sociologia del lavoro. Una donna al potere in un ufficio, in un'azienda, è veramente come si pensa rispetto a un uomo, in linea generale, un po' anche a volte un modo di dire, un pensiero abusato, più cattiva nel senso più esigente, riconosce questa caratteristica che può essere positiva per l'azienda ma negativa per il sottoposto? Diciamo che deve essere molto determinata, perché comunque sia, nonostante in questi ultimi anni ci sia stata un'evoluzione, no? Quindi la donna ha preso sempre più potere meritandoselo, perché a differenza degli uomini che a volte sono arrivati al potere anche solo per... cioè le donne hanno dovuto comunque dimostrare sempre, per cui... Sì, la determinazione ci deve essere, ma credo che il fatto di essere comunque donna e non avere sempre l'ambizione dell'arrivare, ma fare le cose forse con passione, con più passione, con umanità, il fatto anche a volte di essere mamma, quindi anche la collaborazione con i propri dipendenti, a volte no, prende anche aspetti che molte volte l'uomo cerca o comunque gli rimane normale sorvolare, quindi c'è più questo aspetto umano, però per arrivare comunque a dimostrare le proprie capacità c'è bisogno di determinazione. Impegno. Sì, assolutamente. Quindi può sperare un dipendente di sesso maschile
da un vertice formato da tre donne ha un margine di sopravvivenza? Assolutamente sì, anzi, assolutamente sì, viene accolto, no? E quindi anche appoggiato maggiormente. Abbiamo scherzato su questo ruolo, ringrazio la dottoressa Posarelli per il suo intervento, per questa intervista simpatica. Volevo dare un dato, leggevo l'altro giorno, sembra che anatomicamente le donne abbiano il cervello più piccolo dell'uomo, ma abbiano più neuroni. Non so poi il risultato finale qual è, staremo a vedere. È vero, staremo a vedere. Arrivederci. Vorrei fare un saluto da parte della Presidente Patrizia Pascini, dell'Unione Industriali, da parte della Presidenza, che per noi è un orgoglio essere ogni anno, partecipare a questo premio e comunque dimostrare l'attaccamento della parte industriale allo sport e in questo caso all'Ippica, che per me è stata oggi una nuova conoscenza, ma la verrò a trovare perché è stata veramente una bellissima giornata. Una giornata non di pioggia. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a voi. Pronto agli ordini dello starter. Partiti. Baltic Istuar vola in vantaggio subito nelle prime posizioni Vincent Vega, poi AdSense, Trust You, Sognando la cometa, Backstage Gossip all'esterno, Musa d'Oriente, con Baltic Istuar e Vincent Vega davanti a AdSense, Trust You, Musa d'Oriente, Backstage, Toscanella, Sognando la cometa. Sulla curva Baltic Stuart tira via da Vincent Vega, AdSense, Trust You, di fuori Musa d'Oriente, poi Sesto e Monteoe, Sognando la cometa, Backstage Gossip, in coda Toscanella, si entra addirittura Baltic Stuart in mezzo alla pista in vantaggio, rincorso da Vincent Vega, più all'esterno hanno spostato, prima Trust You, di dentro AdSense, Monteoe, Backstage Gossip, con Baltic Stuare inseguita all'esterno da Vincent Vega, di dentro Trust You, Musa d'Oriente, con Vincent Vega che attacca e passa il leggero vantaggio su Baltic Stuare, e nel finale Vincent Vega se ne va da Baltic Stuare, Musa d'Oriente. Vittoria per Vincent Vega, Silvano Mulas al ritorno da, credo, una breve vacanza, Silvano. Sì, un po' di riposo prima del 2017. Allora, oggi hai bagnato subito il tuo ritorno, a parte con la pioggia che è caduta prima, ma anche con questa bella vittoria. Sì, ci voleva, anche per stimolare un po' l'umore a inizio stagione e speriamo di continuare così. Senti, raccontaci un po' di Mr. Vega. Ma sicuramente abbiamo un bel feeling io e lui, ora lo conosco abbastanza e oggi non ho avuto nessun problema fino alla vittoria. Benissimo anche sul terreno? Benissimo, sì.
Vediamo se siamo pronti per andare agli ordini dello starter. Tempo di galoppo dietro, parte Dubreville. Casomai si mette ultimo e allora vediamo le posizioni acquisite come rimangono dopo 300-400 metri. Tra questi, tra i primi, riconosciamo Major Conquest. Non c'è grande andatura, eh? Major Conquest va in vantaggio con all'esterno Drella e poi Nouvelle Samar. Di dentro invece c'è Ras Al Ghaiti. E allora Major Conquest senza strappare in vantaggio con Drella e Skrik nelle prime posizioni. Nouvelle Samar, poi Up to the Moon che avvicina Fantastic Secret, Ras Al Ghaiti, Bonnie e Clemesh in coda casomai, Major Conquest davanti, dicevamo senza strappi, in seconda posizione Drella, in terza Nouvelle Samar, quarto Skrik, quinto Up to the Moon in corda Ras Al Ghaiti che prova a guadagnare girando all'interno, poi Skrik invece è sesto di fuori, Major Conquest è in vantaggio, inseguito dallo steccato da Ras Al Ghaiti, cioè verso lo steccato da Ras Al Ghaiti. Poi ci sono Up to the Moon, Nouvelle Samar, Drella, tutti disposti a ventaglio, poi prova recupero e Skrik allargo di tutti, Bonnie Acclamation e casomai che vanno di dentro. Bel ventaglione, possono vincere ancora in 6 o 7. Dall'largo di tutti e Skrik che prova lo scatto. Nouvelle Samar all'interno, Bonnie Acclamation, Drella, poi Fantastic Secret, poi casomai, Bonnie Acclamation in vantaggio su e Skrik e casomai e Fantastic Secret. Nel finale Bonnie Acclamation. E così abbiamo concluso anche questo appuntamento domenicale da San Rossore. Prossima giornata di corse giovedì 9 febbraio. Vi ricordo che sarà l'ultimo giovedì del mese perché poi per la seconda parte di febbraio correremo soltanto la domenica. Con questo è tutto. Intanto ci vediamo giovedì 9 febbraio. Sanrossore.it, sul nostro sito troverete tutte le informazioni utili per seguire al meglio la riunione di corse non solo.